Eccoci amici di Ciocomo, siamo in diretta dal Lungolago di Como, come potete vedere all'altezza di Piazza Cavour. La situazione del traffico è regolare, c'era il rischio che chiudesse il Lungolago per i festeggiamenti eventuali della promozione Como in Serie A, questo purtroppo sportivamente parlando non è accaduto e quindi il Lungolago rimane aperto. Abbiamo parlato con la polizia locale qualche istante fa, rimane quindi tutto aperto, non ci sono problemi. Il traffico, come potete vedere, è il traffico della domenica pomeriggio, di una domenica pomeriggio del mese di maggio, traffico naturalmente ci sono qualche code, però scorrevole, una situazione normale. Non verrà chiuso il Lungolago, cosa che si era preventivato in caso di una vittoria del Como e di un passaggio matematico, una promozione in Serie A. Questo non è accaduto perché il Como ha pareggiato in casa contro il Modena 0-0, mentre il Venezia proprio nei minuti di recupero è andato a vincere contro la Feral Pisalò per 2-1, e quindi per la promozione matematica il Como deve ancora giocarsela venerdì prossimo in casa, venerdì sera alle 20:30 contro il Cosenza. Volevamo darvi un'immagine del traffico da Piazza Cavour e delle persone che sono a passeggio oggi pomeriggio qui nel centro di Como. Come potete vedere ci sono tante persone, tanti turisti, e pochi istanti fa è partito anche il piroscafo dal molo centrale. Queste sono le fontane che sono state attivate e questa è la situazione del traffico qui in Piazza Cavour. Vi diamo anche una panoramica verso viale Rosselli, auto incolonnate, ma comunque procedono, come potete vedere. Non c'è in questo momento, in questa zona, non ci sono particolari problematiche di traffico. Direi che tutto per questo collegamento da Piazza Cavour, per una veloce informativa sul traffico a Como. Ripetiamo, non ci sarà la chiusura del traffico, della viabilità nel tratto di Piazza Cavour, quindi questo tratto sul Lungolago che va da Piazza Matteotti fino all'incrocio con via Cavallotti. È tutto da Piazza Cavour, vi lasciamo con questa immagine.